Che cosa dovrebbe cambiare nella scuola italiana su questo fronte? Ma qualche anno fa l'ex ministro Gelmini aveva rilanciato una circolare dove aveva consigliato ai direttori didattici di costituire delle classi con circa il 30% di studenti extracomunitari. Io penso che quella circolare fosse una circolare comunque che andava in una, aveva una logica e poteva servire a migliorare quell'integrazione e soprattutto quel percorso formativo che tutti auspichiamo, perché l'auspicio che abbiamo è che i figli degli extracomunitari che vengono in Italia imparino l'italiano il più velocemente possibile, imparino a integrarsi il più velocemente possibile. Il problema è quando si creano le classi ghetto. Le classi ghetto sono quelle classi in cui, in cui la maggior parte dei cittadini, degli studenti sono extracomunitari, come è accaduto a Brescia, classi in cui il 100% degli studenti sono extracomunitari. In alcuni casi capita anche perché i genitori italiani spostano i propri figli perché... Perché, l'ha detto anche il servizio, cosa succede? Tanti ragazzi extracomunitari rallentano il percorso di apprendimento, il processo formativo e di conseguenza perché è normale conoscono poco la lingua. Creando queste classi da circa il 30% si permetterebbe l'apprendimento e l'integrazione.